La mia ombra e tu, tra i tanti temi che affronta, si concentra anche sul grande dramma che affligge chi decide di percorrere un percorso di studi professionale nell'ambito culturale. Secondo voi, perché il nostro paese fa così fatica a dare alla cultura il giusto spazio che merita nella società? Diciamo, ora ci parte, vai. Beh, insomma, è un domandone. Spendiamo tanti soldi in ministeri dei beni culturali, in tutela dei beni culturali, tutela del nostro passato, del territorio. Siamo così bravi a preservare, a venderlo? Non lo so, sono punti interrogativi, sono affermazioni o domande? Insomma, c'è una grande confusione, secondo me, rispetto a questo tema della nostra ricchezza e di quello che nell'ambito della nostra società italiana si fa per tutelare tutti questi beni e questa produzione artistica, no? È cambiato sicuramente il modo di fruire tutto ciò. E un po' il film questo se lo porta dentro. Perché il modo in cui tutta la vicenda prende piede non ha le sue radici nella preparazione, per esempio, del nostro laureato che scopre qualcosa di particolare, ma nel caso. E il caso oggi è quello della scoperta di un vecchio libro che viene rilanciato nel villaggio globale della comunicazione e dei media che scatena un interesse collettivo. Questo forse è quello che ci chiediamo nel film e che però poi teniamo debitamente, diciamo, sotto traccia, perché diventa più importante il rapporto tra le persone. E è un traslato che a mio parere può tornare utile anche per, forse come chiave di interpretazione, capire cosa oggi conta veramente per far sì che questi beni diventino tali e non semplicemente delle cose che stanno lì più o meno tutelate o più o meno abbandonate. E chi è portato a innamorarsi di queste cose? Ecco, il film racconta la storia di due innamorati, anche di due donne che un po' sfuggono, arrivano e punteggiano, però anche di due innamorati della vita che si sono momentaneamente bloccati e che insieme troveranno il modo per cominciare a ricamminare, ecco, e a scambiarsi l'ombra, perché l'ombra è una cosa curiosa, no? Quando si cammina, poi si mischia una nell'altra quando si sta vicini. Giuseppe, mi ha molto colpito come il tuo personaggio a un certo punto dice che la nostalgia, quelli della nostra generazione, non se la possono permettere, noi dobbiamo solo correre. Io mi ci sono ritrovata, ho pensato a quando io mi sono laureata, a come ero appunto confusa, persa, che dovevo fare, ed ero arrabbiata. Tu quella rabbia l'hai provata mai? Sì, la provo, perché è vero, perché noi, la nostra generazione, è una generazione che si è approcciata al mondo del lavoro in un momento storico molto difficile, noi siamo i figli della crisi in qualche modo. E questa cosa genera rabbia, frustrazione anche, rispetto magari a chi ci ha preceduto. C'è minor speranza nel futuro, perché ci viene dipinto tutto in maniera negativa, in un certo senso. E perché nell'arte, per esempio, tutto è diventato, sta diventando in qualche modo oggetto di consumo. I film, le serie durano qualche giorno, perché poi c'è un'offerta talmente ampia che a volte, dopo qualche giorno si è già nel dimenticatoio. La controcultura è fare prodotti di qualità e mi auguro che il pubblico riconosca in questo film un prodotto di qualità, dove il fine ultimo non è sicuramente quello commerciale, credo. C'è altro dietro e questo io l'ho capito dal primo momento che ho conosciuto Eugenio. Nella produzione, in Domenico Procacci, c'è sicuramente altro, c'è un messaggio, c'è un pensiero e un modo di far cinema che è importante, è necessario.
Com'è stato poi invece il lavoro con Edoardo Nesi? Perché firma anche la sceneggiatura di questo racconto on the road che attraversa l'Italia e che parla appunto di social, parla di società, di cultura. Come avete lavorato insieme? Beh, sai, La mia ombra e tua è di Edoardo Nesi, il romanzo è di Edoardo Nesi e questo film, oltre ad essere il mio film, è anche il film di Edoardo, che insomma è la storia che lui racconta, poi è quella che io ho messo in scena. Abbiamo sceneggiato anche insieme con Laura Paolucci, quindi un lavoro veramente a sei mani che parte da questa sua miniera. Io sono sceso in miniera, ho sistemato, diciamo, tutto quello che mi serviva per fare il cinema, per fare un film, perché poi con Edoardo ci siamo chiariti subito, cioè una cosa è il romanzo, una cosa è il film. Il romanzo ha le sue leggi, il cinema ce ne ha altre, non bisogna confondersi perché si rischia grosso, ma Edoardo è una persona intelligente, aperta, nonché regista, perché anche lui ha fatto un film da un suo primo libro, molto interessante, e aveva tutto l'interesse, la voglia e l'input creativo di andare in questa direzione, quindi è stato un rapporto estremamente proficuo di interscambio, con tutte poi le inevitabili, come dire, modifiche che il cinema richiede. Faccio un'ultima domanda. I Lupi Dentro in questo film è un romanzo cult che ha stregato generazioni. Per voi qual è invece il romanzo al quale siete più legati? Guarda, io sono stato tarato da Jean-Paul Sartre, per cui proprio veramente rovinato. Quindi è la mia prima regia, una sua opera teatrale, e quindi ecco, per me è lui un po', quindi L'età della ragione, ecco, questo è il mio, è il libro che mi perseguita. Io amo molto Maupassant e grazie a lui ho scoperto una città che è Parigi, prima ancora di andare a Parigi, sono molto legato a quel mondo, a quella poesia e la cerco nel mio quotidiano. E sicuramente Maupassant, ma non un romanzo in particolare, dalle novelle a, in generale, quello che ha scritto, i racconti che ha scritto, sono anche molto cinematografici. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie.